sfidando il rigore del tempo e il pessimo stato delle comunicazioni stradali, i soldati italiani combattenti in Russia ed ormai ad oltre 1000 chilometri dalle basi di partenza continuano ad incalzare il nemico nella regione del Donetsk. I rossi chiamavano strade quelle che sono soltanto piste di fango e su queste piste sdrucciolevoli, dove i veicoli si impantanano, sprofondano, deragliano, il corpo italiano di spedizione ha mantenuto ad ogni costo il ritmo di marcia e l'impeto del combattimento. Anche l'automobile del generale Messe, comandante del corpo di spedizione, lotta contro il tenacissimo fango. Dove i rossi hanno distrutto, gli italiani ricostruiscono. I nostri ingegneri lanciano rapidamente ponti di barche su tutti i corsi d'acqua, grandi e piccoli, di cui è così ricca questa regione. Gli ostacoli naturali ed artificiali, la penetrazione in profondità ed estensione non ha subito e non subisce sosta. Più si avanza nel cuore della regione del Don, più le cosiddette strade diventano impraticabili. Accanto alle colonne di autocarri si sono improvvisate colonne di ogni sorta di veicoli, requisiti sul posto pur di non rallentare l'orario di marcia. I nostri ingegneri rialtano una linea, adattando lo scartamento russo a quello normale d'Europa. Tappa in un pantano. Come si riparte? Le trattrici devono rimorchiare i veicoli più pesanti. Dove mancano le trattrici, soccorrono plotoni di soldati per liberare i veicoli dal fango. E la marcia, contro tutto e contro tutti, riprende. Corrispondenza cinematografica dall'Africa settentrionale. L'intenso movimento di automezzi a ridosso delle nostre posizioni, verso le quali affluiscono nuove unità e nuovo materiale. Si preannuncia un attacco aereo britannico su di un nostro aeroporto. La caccia dell'asse entra in azione. Duello nell'aria. Un aereo nemico abbattuto in fiamme. Bombardiere colpito a morte. Un terzo aereo abbattuto. Le truppe celeri italiane verso il bacino del Donetsk. In pochissimi giorni il corpo di spedizione passa da uno schieramento frontale lungo 100 e più chilometri ad uno schieramento in profondità, assolvendo contemporaneamente il compito di fiancheggiare l'armata corazzata del gruppo Kleist.
operatori cinematografici al lavoro. Bersaglieri verso Oriente, prigionieri verso Ponente. Contadini ucraini tornano ai loro casolari. Prigionieri feriti. Anche le divisioni di Fanti e di Camicie Nere compiono la grande manovra d'attacco, sostenendo giorni e giorni di marce e vincendo, prima che il nemico, ogni ostacolo del terreno e del tempo. Generale von Kleist, comandante dell'armata corazzata, a colloquio col generale Messe, comandante del corpo di spedizione. Le prime nevi. I nostri genieri seguono l'avanzata mantenendo il collegamento telefonico. Quindicesima leva fascista, seconda leva di guerra della gioventù italiana del Littorio, presenziata dal segretario del partito, accompagnato dal comandante Orsanic della gioventù croata. Nella stessa ora, in tutte le città d'Italia, si svolge il simbolico rito al quale partecipano 7 classi, cioè 2 milioni di giovani circa. Salgono sulla pedana i giovani e i giovanissimi che rappresentano tutta la gioventù italiana. Un volo di colombi viaggiatori si libra all'improvviso sullo schieramento. I nostri ragazzi, dopo le vacanze, ritornano a scuola. Sono le giovani generazioni, il vivente avvenire della nostra patria che torna a prepararsi e a temprarsi nelle aule e nelle palestre. Il movimento della popolazione scolastica italiana è in progressivo aumento di anno in anno. 5 milioni di fanciulli frequenteranno le nostre scuole elementari, 213.000 quelle dell'ordine medio, 165.000 sono gli iscritti all'ordine superiore classico, 430.000 a quello superiore tecnico e alle scuole d'avviamento professionale. 130.000 studenti popolano le università.
2700 le accademie di belle arti e i conservatori di musica. 175.000 docenti d'ogni grado sono preposti all'insegnamento. I quattro battaglioni di nuova costituzione della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, che assumono come nominativo la sigla mussoliniana M, schierati nel viale del re in attesa del duce. Mussolini consegna la fiamma nera ai battaglioni. Il saluto dei federali di tutta Italia. Trastevere acclama entusiasticamente al duce. La superba sfilata di questi battaglioni, che sono formati in maggioranza di reduci delle ultime guerre e in particolare di quella di Grecia, dove le camicie nere hanno ripetuto le loro gesta di valore e di luminose prove di valore, hanno compiuto recentemente in Italia un ulteriore periodo di addestramento, atto ad aumentarne ancora le possibilità di impiego. Le divisioni romene hanno conquistato palmo a palmo tutte le posizioni esterne ed interne della grande e munita piazzaforte bolscevica. Negli ultimi giorni tutti i grossi e medi calibri sono stati avanzati per battere le posizioni rosse più arretrate. Tutte le opere militari e portuali sono state così sottoposte ad un micidiale bombardamento. Il 16 ottobre le truppe romene, scagliate all'assalto, malgrado l'intensa reazione nemica, hanno deciso le sorti della città. Cavalleria e unità corazzate travolgono le ultime resistenze. I primi reparti di truppe penetrano in Odessa mentre squadriglie sorvolano la città. Opere difensive sono state erette dai rossi anche nell'interno della città.